Giulio. Non lo farai. Perché? Perché non dovrei farlo? Perché non hai fatto del male a nessuno. È dato omicidio. È data strage. Ho rovinato tutto. Dammela tu. Bravo, Giulio. Vieni qua. Andiamo, Emma non castratola, lo sa anche lei. Ma chi? Non lo so, qualcuno che mi conosce. Io sono gay, E questo l'avevo capito. Ah. Non è vero, babbo, sto lavorando. C'è un nobiluomo che mi sta dando di molte idee. Se le riscrivo e si fa in botto, babbo! E ammazzo uno per un paio di boccapuncia gratis, Di cosa? L'anteso, commissario, a me mi garba farli. E Sanremo? Cosa? Dai, si sa che è il tuo posto. Ogni anno si dice Serena Rossi sarebbe perfetta. Ma no! Comunque, in ogni caso, non potrai partecipare a Sanremo perché quest'anno sarete oltreoceano. Dove? Dai! Non è forse vero che parteciperete alla prossima edizione di Pekin Express? Mm-hmm. Rimaniamo sul film. Si dice che ti piacerebbe. Michele, uno scherzo. E cosa ci fa nel suo giardino? Non penserà mica da... No, io non penso niente. Lei piuttosto cerchi di non allontanarsi da Pineta finché non glielo dico io. Sei paranoica, sei proprio paranoica. Punto, ho tre giorni di ferie, ma ti rendi conto? Sei riuscita a rovinarmi? Sì, io sono riuscita a rovinarmi. Gli unici tre giorni di ferie. Sto a fondo. Ti rotto il cazzo, ma... Va bene. No, Federica. Care to FaceTime? I'd love to live vicariously. Che cazzo fai? Vai, cazzo! Sto bene. Devo fermare questo scempio. Questa donna ha peccato e deve pagare. Il modo in cui sei entrato nella camera di Aida, come hai fregato la sicurezza. Sei stato il più bravo di tutti. Mi stai prendendo per il culo. All'abbattimento della statua segue, dopo un tempo adeguato, la rivolta.